ci eravamo illusi e questo purtroppo molta gente qua vuole essere padrona di una cosa che non è sua, vuole far di testa sua, vuole fare come cavolo gli pare a lui e non si può fare. Oggi 9 contro 11, più del metà del secondo tempo non siamo riusciti a fare un tiro, non dico a fare gol, neanche a fare un tiro in porta. Non so che decisione prenderò, ma io probabilmente così non mi diverto più. Non mi diverto più, trovassero un'altra proprietà che li paga a fine mese, perché questi non si meritano mai niente. Non si meritano niente. Non si meritano, lo stipendio non se lo meritano, perché lo stipendio si dà quando ci si guadagna. Questi non se lo guadagnano, perciò trovassero qualcuno che glielo dà. Quella arrabbiatura, incazzatura, non arrabbiatura. La chiami arrabbiatura, la chiami? Paghiamo le assenze di Sabatini. Ma quale assenze? Ma quale assenze? Ma guardiamo gli altri, in 9 ci hanno messo l'anima. E allora chi guardiamo? Sempre in casa nostra, Sabatino e Gai si è fatto espellere perché ha fatto 2 falli da coglione. E allora che cosa gli devo dire? Che è un coglione. Stanno lì affranti. Ma quale affranti? Chi non ho sentito che chiedeva spesso il cambio, in particolare che settore non le piaceva. Ma non è, ma il cambio si fa, sei 9 contro 11, metti dentro qualche punta, sei tu l'allenatore, e mica sono io. Sei tu che devi fare i cambi giusti che ti servono quando vedi un giocatore che non funziona, tipo Crescenzo oggi non c'era in campo. Ma lo devo vedere io dagli spalti, ma lo vedrai meglio te, no? È il tuo mestiere. Questo mette in dubbio Beoni. Ma io non metto in dubbio nessuno, metto in dubbio tutti, no Beoni solo, tutti li metto in dubbio. Oggi è la brutta prestazione che ha fatto ieri. 5 partite, 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, eh? Questa è la media che ci abbiamo, no? Poi domenica andavamo. Ecco, andiamo a vincere a Gualdo. Perdere io ci sto, ma con onore. Penso che Poggi Ponzi ieri si è battuto. Ma che si è battuto? Abbiamo subito sempre. Ma voi come vedete la partita? No, non va bene. Pure questi giocavano fuori casa e ci hanno vinto. Sassuolo giocava fuori casa e c'aveva gli stessi punti che c'avevamo noi. E Poggi Ponzi c'aveva gli stessi punti e ci ha battuto in casa. Noi in casa ci siamo fatti battere. 9 contro 11. Ma lo capite o non lo capite che erano 9 loro? Ma che cazzo, mi frega a me dei Beoni, non mi frega niente di nessuno, ma non mi interessa, non voglio neanche più discutere. Non voglio neanche discutere, ma che ogni volta cambia un allenatore, ma ogni domenica cambia un allenatore, allora no, è Namo, no? Però pure questo è un capoccione, e non mi cambi nessuno, Cristo, loro hanno cambiati 3 e vincevano, noi non ne cambiamo. Ma che tu mi cambi un giocatore a 10 minuti alla fine? Ma che pensi che fai? Miracoli quello? Questo ragazzo, questo Leonardi, di cui se ne parla gran bene, gli ha fatto fare 3 spezzoni da 10 minuti l'uno. Ma come fai a giudicarlo? È media salvezza, siamo salvi, sì? Speriamo. No, ancora no. Tendenzialmente, sì, mancano 10 punti. 10 punti. Se continuiamo così, ne li fanno però, Se continuiamo così noi facciamo, ma giusto col Trestino nel Bastia probabilmente. Probabilmente sono quelle le squadre che ci possono salvare a noi. Le ambizioni bisogna averle dentro. Io ho sentito il commento di Beoni Rai quando mi hanno intervistato, dicevo che stava sognando. Ma se non ci credi te, ma come cazzo ci crede la squadra? Sei tu il primo, il trascinatore, poi ci riesci, non ci riesci, non fa niente. Però non parti battuto, sogni, che cazzo sogni?